È stata inaugurata oggi 18 febbraio in occasione dell'anniversario della morte di Anna Maria Luisa, elettrice palatina, la nuova illuminazione della sagrestia delle Cappelle Medicee, sacrario dove sono sepolti Lorenzo il Magnifico e suo fratello Giuliano de' Medici, simboli di quel mecenatismo rinascimentale. Riposano qui sotto la più grande cupola di Firenze, dopo quella di Brunelleschi. Come Lottomatica da sempre sosteniamo l'arte e siamo molto orgogliosi di essere qua oggi a fianco delle istituzioni per poter creare valore per una restituzione alla comunità. La nuova illuminazione a LED antifliccheraggio, creata appositamente per questo luogo, è frutto di 2 anni di studio ed evoca le condizioni di luce immaginate nei progetti michelangeleschi. Grazie a una prima e attenta pulitura di tutte le statue della Sagrestia Nuova e anche del partito architettonico, si è poi provveduto a studiare e quindi fare uno studio molto attento dal punto di vista illuminotecnico le variazioni della luce nell'arco della giornata. La Sagrestia Nuova fu costruita nel 1519 sotto Papa Leone X. Qui si condensa la capacità scultoria che il più grande genio dell'umanità abbia mai conosciuto, Michelangelo Buonarroti, che nel 1534 partì per Roma, dove non fece più ritorno. Un luogo definito la scuola del mondo grazie anche alla bellezza dell'impianto architettonico che viene messo ora nella giusta modulazione di luci e ombre. Tanto care al genio da trattare le superfici dei suoi marmi in modo pittorico, levigata per riflettere la luce, scabra per assorbirla, come nell'intercedere tra giorno e notte e il crepuscolo e l'aurora, allegorie alle statue dei capitani Giuliano, duca di Nemours, e Lorenzo, duca di Urbino. Il suo capolavoro assoluto, che rappresenta la prima scultura del complesso monumentale, è la Madonna con Bambino tra i santi Cosma e Damiano, conosciuta come la Madonna Medici, che influenzò Auguste Rodin e tutta la scultura ottocentesca. Nel 1563, sotto il Granduca Cosimo I, la Sagrestia diventò la prima sede dell'Accademia delle Arti del Disegno, luogo di riferimento dell'universalità del grande genio.